Buona ragazzi, ciao a tutti da Nick, raga, bentornati su Starfield. Allora, proseguiamo. Allora, nell'ultimo gameplay abbiamo risolto un po' di problemi in banca. Mo' invece dobbiamo andare nel nido. Ah sì, che stavamo andando a cercare qualcosa, ma non mi ricordo che cosa, raga. Vabbè. Un piccolo vuoto di memoria. Comunque, caspita, mi ricorda tantissimo Fallout questo posto. Mi ricorda un bel po' Fallout, eh. Allora, distanza spero veramente non 800 metri. Beh, sì, invece, 800 metri. E allora è meglio che cominci a accelerare qua a piedi, caspita. A meno che sta città non è grande 800 metri, quindi un chilometro di città. È possibile che lo è. Un mucchio di gente armata in giro. Zona ricreativa, difatti. Ci stanno i bambini che giocano a calcio. Piccolo medicaccino. E mo da che parte gli mortacci? Mi sa che me butto. Ce l'ho il jetpack, no? Ce l'ho il jetpack, sì. Me butto di qua. Ma il casco perché non lo indossa? In teoria doveva, c'è, sì. Sarà che ancora per lui siamo in città, ma che ne so. Boh. Forse, non lo so. Oh, perché? Non mi dire che sono troppo carico che non posso correre. Andiamo, com'è che ti chiami te? Sam Coe. Sam Coe, sì. Meglio che lo chiamo solo Sam perché Coe è un po' complicato, non me lo ricordo, Sam è più facile. Certo che una moto potevano metterla in sto gioco, no? No, ma mica li avevo notati sti cosi. Sembrano delle mantidi. Mi sa che potrei averle fatte arrabbiare. Sì, non mi sembrano molto contente di avermi visto. Oh, da dove che uscite? Ma escono dal terreno? Qualcosa si avvicina. Ascia. Gregon Cervid. Porca zozzen. Ma è pieno sto posto, ti vedono da 2 km e si arrabbiano. Ashta. Boh, finché mi tengo alla larga. A meno che Sam non sta già sparando, perché mi pare che sento colpi di pistola. Eh sì che sta sparando. Vabbè, ma tanto, tanto mica ci muore. Vai, vai, Sam. Fagli vedere chi sei. Oh madonna. Oh porca zozza, ma da dove saltate fuori? Banda dei show. E mi sa che è qua che dobbiamo andare. Prendi il manufatto. Trattieni il respiro. Certo che è proprio buono a trattenere il respiro. Cioè, no, alla mira proprio. Fa schifo proprio. Bene, mi hanno visto. Emine! Pure Emine ci stavano. Dove sei, Sam? Sinsalabin, dove sei? Le torrette sono un problema. Che armi abbiamo? Vai, let's go! Never liked him anyway. You mess.
Chi l'aveva notata sta torretta dietro di me? Vai Sam, fagli vedere chi Sam. C'è nessuno in casa? Direi che c'è qualcuno. E st'arma proprio sono gli spari da 2 centimetri. Devi anche mirare molto bene. È quello che sto a fare, sto a pigliare tutto quello che c'è di utile. Oh! Una torretta automatica, direi. Allora, queste torrette ci hanno rotto il cavolo, eh! È una di quelle dannate torrette che spara? E chi la vede? Oh? Vai Sam! Fammogli vedere chi è Sam! Dove stanno sti altri due? Non vi fate vedere? Siete timidi? Ah, sei qua! Madonna! Proprio sono saltato in aria pure io. Furia! Ma è un coltello, non mi piace. Ok raga, abbiamo fatto fuori tutti, mo c'è exploration per me. Ma che è sta roba? Ah, è il robot. Mo per me c'è, datemi un attimo che mi giro la base, perché è sicuro che ci sarà roba buona in giro. È un bel posticino questo, penso che ci possiamo trovare molte cose interessanti. Quindi una occhiatina veloce, tipo crediti. Le carte non mi... No, le carte valgono, dipende quale però. Ah no, quel coso no, non mi interessa. Allora Sam, che abbiamo di buono? Ci vuole qualche digipick. Ah, crediti. Soldi. Accendino. Gli accendini sono buoni. Cioè no, scusate, i crediti sono buoni. Some ain't half bad, some ain't much better than Crimson Fleet. Va bene, qua ho dato un'occhiata. Mi pare che mi manca un ultimo edificio da girarmi. E poi andiamo là dentro a vedere se troviamo questo manufatto. Qua ci vuole un'arma da vicino. L'altra? Dov'è? Crediti. Munizioni.
munizioni. Altre munizioni. Una patata. No, questo mi interessa un attimo. Armi. Oddio. Ma queste sono le armi che attualmente ho con me? Pongo di sì. Penso che sono le armi. Sì, devono essere le armi. Slot, canna lunga, mirino. Ma è la roba che già è montata. Laser, mirino laser. Ah, potrei mettere mirino laser se avevo i componenti, ma siccome non ce li ho. Interno, grilletto sensibile. Praticamente mi aumenta la cadenza di fuoco. Ma non ho la roba necessaria. Mi manca la roba necessaria per fare questa modifica, quindi non si può fare. Peccato. All you. I knew quite a few smugglers back in the day. They know how to party. Anche noi abbiamo fatto la festa a questi. Para che? Beh, vale parecchi soldi. Benvenuto nella banda di Show. Ti do il benvenuto nel nostro piccolo campo. Non sembra un granché, ma so che qui troverai il tuo posto. È sicuramente meglio che vivere sotto il controllo costante delle guardie Freestar. Inoltre, gli Ashta non ci vengono, per cui questo potrebbe essere il posto più sicuro del pianeta al di fuori di Aquila. Quando sarà di ritorno, voglio che tu ti unisca a me per un drink. Quando sarai, forse, l'ho letto male. Mina non mi interessa. Mina, tante mine. Un letto? Prosciutto, carota. Il letto è buono. Un casco. Un'arma. Proviamola sta pistola. Il casco non è tanto buono. Allora, dormire mi fa recuperare. Beh, mi fa recuperare. Come si chiama? Dormiamo 12 ore. Dormire mi fa recuperare salute e in più anche mi dà un bonus esperienza. Però non so se devo dormire almeno 9 ore. Vabbè, ho dormito 12 ore, quindi tecnicamente. A quanto ci vuole? Una bella dormitina veramente me la sto a fare. Vediamo se mi dice bonus. A risveglio ti senti di aver riposato. Quello che conta. Allora, abbiamo preso una pistola. Questa 61. Beh, 61 non è detto che sia. Però si dovrebbe provare. Boh, provarla, che me frega. Dove la metto? Sull'1. Proviamola. Ok, allora, mo siamo pronti. Direi che ci intrufoliamo dentro e cerchiamo sto benetto manufatto. Oh, ma c'ho paura che ci stanno dentro gli alieni, cioè le creature aliene. Banda dei Show invece ci stanno. Boh, fino a qui buono. Still got moves. Ma fino a qui niente male. La miseria qua è piena di esplosivo. Laboratorio per armi, ma già abbiamo visto che non c'era niente di buono. Ho 13 granate. Digipick. C'è qualcuno che mi ha visto. Vai, fagli vedere che siamo qua, faglielo sapere. Faglielo sapere intanto. Sono tutte armi belle, ma c'ho paura che qua mo col peso io. Sono là dietro. Ah, posso aprire anche quelli difficili mo, va bene. Giustamente. Allora, questo in teoria può solo andare qua. E l'altro dovrebbe essere questo. Allora, quelli blu
mi fanno capire dove li posso mettere di sicuro. Ah, questa è roba. Caspita però quant'è. Madonna, questi sono soldoni. Sì, ma sono cavoli amari quando ce ne andiamo di qua. Questa è roba di contrabbando, C2. Gran bel posto mi sono scelto per passare. Ricordiamoci che abbiamo roba di contrabbando. Quella vale un botto di soldi. Abbiamo raccolto tipo 10 cose di contrabbando. Nessuno. Ne hanno messi uno o due in giro così. Stanno così. Uno qua, uno là. E prima o poi me li accoppo tutti. You've done this before, right? Care to do the honors? Ah, c'è veramente il manufatto. Ma così facile? E c'è pure la musichetta. Come uso un'arma? Ok, uso un'arma. Sì, perché non mi sono portato il coso. Uso un'arma. Usa un'arma per frantumare il giacimento. Quale arma? Forse ce l'ho fatta. No, c'ero quasi però. Ok. Sembrava una specie di satellite, un'astronave. Ma di qua si continua. E non è strano che quei tizi la fissavano, quella roba? Sa perché c'ho po'. Cioè, mi è sembrato troppo facile. Ah, stiamo tornando indietro. Cos'è stato quel rumore? Sì, ma siamo pieni di roba di contrabbando noi. È un bel problema. Some smugglers are not bad folk. Just trying to make a living, really. I think that's far enough. Hate to put a hole in the head of Aquila's own prodigal son. Sapevo che we've had a word. Accidenti. You must be Shaw. What I am is disappointed. Samco in the flesh and he's peddling around the frontier with the has-beens of Constellation. Now you got past my crew, who I pay quite handsomely, I might add. Grabbed something from that weird cave,
probably whatever's been keeping the Ashto away. So, I'm down one hideout. Now, let's talk about what all that's worth to me. Your lives, your credits. Tu muori e noi ce ne andiamo. Proviamo a persuadere e poi in casa ammazziamo. Oh, really? Let's hear it. Huh. The Shaw Gang's name in print outside a wanted poster. Neanche ho letto. Quello che è meno costoso è sempre meglio. Se ci lasci andare, non diremo alle autorità doveri. Ha fallito. By morning tomorrow, we're gone anyway. Mi sa che la falliamo. If you don't start anything and I don't start anything... Mi sa che non ce la famo. Nobody wants forse that. Forse l'ultima, se passiamo questa è fatta. Maybe we can. Ce l'abbiamo fatta. Fine. Get the hell out of here before I change my mind. I see you again. You're dead. Ma tu muori di sicuro. This is your fault. You better lend us a hand. Uccidi Yashta? Ah beh, allora aspetta, che succede qua? Chi so Yashta? Mi faccia amica sta tizia? Parla con sta tizia. Get out of here before I change my mind. Tutto qua? Vabbè. Non lo so. Gli ho dato una mano, ma non ha gradito molto. Non mi meraviglia, vabbè. Aquila City Frontier. Torna alla loggia. Allora, c'abbiamo la roba di contrabbando con noi. Non lo devo dimenticare. E... non credo che possiamo venderla facilmente. Non credo che qui c'è qualcuno che se la compra. No, allora, di decollare non decollo di sicuro. Te proprio qua ti devi mettere, non ce n'hai spazio? Oh, salve, la bambina c'è pure, non sapevo. Allora, fatemi riflettere un attimo. Noi dove ci troviamo? K-N? Come si chiamava? Come si chiama? Ah, poi che qua c'è pure la fazione, collettivo Freestar. Allora, in teoria so che dove c'è il lupo si può vendere la roba, ma è impossibile che vado nel lupo senza farmi beccare. C'è scritto di chi è? Unione coloniale. Ma anche il lupo è unione coloniale. Come ci vado senza farmi beccare? Ma non è possibile. Non credo che qualcuno compra la mia roba. Non possiamo decollare con la roba di contrabbando. Mi beccherebbero. Poi mi pare che questa astronave è quella base. No, non è la Frontier, mi pare. Mi pare che lei è. Sì, questa non c'ha neanche la stiva protetta. Non ce l'ha neanche schermata. Per un attimo ho pensato che stavano partendo con la mia nave e mi stavano lasciando qua. L'unica cosa che posso provare a fare è vedere se c'è un mercante che compra la roba di contrabbando. È l'unica cosa che mi posso permettere di provare, se no la roba di contrabbando la devo buttare. In teoria non dovrebbe sparire se la butto per terra. Questo è un barista. Il barista che si compra la roba di contrabbando? Forse sto tizio compra. Take a look around. Everyone needs. Here. Browse to your heart's content. Che poi sicuramente questo sono 5.000 crediti, c'ha. Che ci vado a vendere a questo? Se la roba di contrabbando appare,
Non appare neanche. Non gliela posso neanche vendere. Ok, magari c'ho qualcos'altro da venderti. Armi. Oh, ma sì, ma gliela vendono. Queste sono tutte. Cioè, ok, fa danni, però. Potenza di fuoco. Sinceramente. Sinceramente faccio fatica a decidere cosa dovrei vendere. Vabbè. Qualcosa me la devo togliere. Tanto ho troppe armi, non le uso. Tutte spaziali. Camaleonte. Quella che abbiamo mo è molto meglio. Cerco un po' di liberarmi l'inventario. Tutto lì. Vabbè, scarichiamo la roba per terra, raga. Ho dato un'occhiata qua, però... Chissà dov'è che si vende... Se mai si può vendere la roba di contrabbando qua. Ho dato una buona... Beh, buona. Ci ho provato. Ok, let's all just take a breath here. We all want to protect people from the Ashta. We're on the same side here. The hell with that. This ain't the way things are done. And that's the end of it. Sarà un'altra missione questa. I have repeatedly explained that I do not need permission. I came to you in the spirit of cooperation, but if this is the reaction... 20 years. You've done this my way. And it is always working. Always. Why are you trying to fix something that ain't broken? Mr. Wilson, we can deal with the Ashta better, safer. We didn't turn down fire or space flight because we managed just fine until that point. I will not be talked down to like this. Come sa che Come sa che sparano. Please don't take any further action until we've had some time to think this over. All right? We need to be smarter, better in the way. Ok, vabbè, sarà una missione, ma mo non mi interessa, si può sempre fare un'altra volta, no? Niente. Alla fine mi sa che la roba di contrabbando non la vendo. A meno che questi non... No. Allora facciamo così. La roba di contrabbando non me la posso portare dietro, quindi la scarichiamo per dire qua. E non dovrebbe sparire. Poi in futuro dovrei poterla raccogliere. Non dovrebbe sparire. Ok, non dovrei avere altra roba di contrabbando con me, no? Prima che parto. No, la roba rubata non è un problema. E allora partiamo, andiamo alla loggia. Purtroppo la roba di contrabbando, se non si ha il cargo schermato, che poi non vuol dire che comunque va bene. E quindi mi arrestano, insomma, va. Peccato, parecchio valore, però in teoria non dovrebbero sparire. In teoria. Poi, cioè, potrei tornare qui quando ho magari il cargo schermato. Però neanche quello non mi garantisce che non mi beccano. I rischi sono alti. Bene. Si torna ad Alfa Centauri. Speriamo che non c'ho niente di contrabbando, se no so cavoli. Don't you just love them? You're entering United Colony. Ok, vedi? Maintain course and prepare to be scanned. Non hai contrabbando. Invece se mi portavo dietro quella roba ero in arresto ora come ora. È un bel problema. Ahimè.
E poi comunque è vero che c'era scritto tipo ogni pezzo 15.000 crediti, però poi quando vai a vendere se ti danno 3.000 crediti a pezzo è già tanto, quindi il rischio non vale poi così tanto la candela, insomma. Oh, comunque abbiamo un altro pezzo qua del manufatto. Questo è stato abbastanza facile da prendere. Veramente. I command your service, Captain. I haven't picked up any kind of frequency or signal coming from it. That doesn't mean much. This thing could be emitting something we can't even detect. As far as we know, we could be building a gigantic bomb that will blow up as soon as we finish it. Or appunto. Maybe it's some kind of interstellar children's toy. Why would either of those things give the Discoverer visions and music? It's a message. I'm sure of it. We just have to hope that finding more of the pieces will give us some clue. I hear that. Moving forward sometimes means fumbling around in the dark. I think Cora and I can use some downtime, but you let me know if you ever want to team up again. Oh, and since it tends to come up, me and my Rugrat co-pilot work as a team. That's non-negotiable. If I'm coming with, that means Cora's on your ship. Okay. Ci rivediamo, Sam. Likewise. You know where to find us. Ah, io voglio di nuovo Sara. Hello. Sara, andiamo, che a te tu è equipaggiato meglio. Always. Point the way and we'll be off. Sara, d'ora in poi ti farà da compagno. Ok, allora, l'obiettivo attuale quale sarebbe, mo? Vice, parla con Emma Wee. Lo sceriffo mi ha detto che se mi interessano i miei ranger. No, 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 la missione primaria, dentro l'ignoto, ecco qua. Parla con Vladimir. Sara mi ha chiesto di recarmi sull'Occhio, una stazione spaziale di proprietà di Constellation nell'orbita di Jameson. Devo incontrare Vladimir per discutere della ricerca di altri manufatti. Ok. Ok. Andiamo da Vladimir. Aspetta, ma c'ho da vendere io, no? Forse. Beh, effettivamente me lo farei un giro. Devo andare quindi nella mia astronave, la nuova Atlantide, quartiere commerciale, incredibilmente non l'ho ancora esplorato. Vabbè, Andiamo però nell'astronave, vediamo se c'è dentro roba da vendere. Vabbè, in caso vendo la prossima volta, cioè. I picked up something you might be interested in. Hai preso una cosa per me? Ma io il casco lo uso mai. Lo cavolo era il coso qua che mi è perdo. Oh, dov'è la stiva, raga? Non me lo sto ricordando più. Ah, Steve è vuota, addirittura. Ah, già, che avevo fatto quella mega fesseria che avevo spostato tutto per sbaglio. Stazione di ricerca. E che ricerco? Non c'è niente nella nave. Che devo ricercare? Armamenti. Ah, questo l'avevo fatto. Modifica ottica laser. Non che me ne freghi più di tanto. E poi mi mancano gli ingredienti, che l'astronave è vuota. Sviluppa avamposto. Però non ci abbiamo niente qua. Ok, si può decollare, siamo vuotissimi. E la cosa più stupida è che non abbiamo neanche i pezzi di ricambio per l'astronave. Oh cacchio. Quindi se mi danneggiano lo scafo, ecco, siamo nella cacca. Bene. Cosa potrà mai andare storto? Allora si va da Vladimiro. Vediamo un po' che cosa mi racconta il signor Vladi. Da questa parte si va verso l'occhio. Se il viaggio è di questo tipo, allora sullo stesso sistema solare. Ok, l'occhio contatta 2000 metri.
contattiamo. Star Station LO868. You need the eye? Boh. Posso attraccare? Attracca. E saliamo a bordo. Just give the word and we'll get underway. Salve. We got a rook on deck. Good to see Constellation getting some fresh blood. E io che pensavo che nessun altro in Constellation facesse palestra. Belle braccia. Ah. Gotta pass the hours on the star station somehow. And the Iron's always been good to me. Just don't challenge him to an arm wrestling competition. Wish I could have been down at the lodge to see the artifacts come together. But I got a little lost peeking through the eye. Allora, qualcuno avrebbe dovuto prenderti e portarti via. Succede anche a me, mi perdo mentre faccio qualcosa e non so più che ora è. Always preferred working alone, even around people I like. But we're all working together on this one. No finer group in the stars to be unraveling this mystery. Now, this station, the Eye, rigged up for deep space scans. Barrett and Sarah teased out the signs of where our artifacts could be hiding after we caught our second one. But the data takes a slow ride along the Sea of Light. Years or decades between us and the fringes of space without a grav drive. Certo, ho capito, quindi quello che tu hai visto magari è già successo un bel po' di tempo fa. Quindi mi chiedi di dare la caccia ai fantasmi. Wouldn't be tipping your ear if I thought it was a waste of time. Giving you the best of what's available. No more. Ok. You won't be the only constellation out there. Andresia and Matteo are both following up on scans themselves. Matteo went out recently, but Andresia, it's been a while. Hate to pull a worried old man act on you, but I'm an old man and I'm worried. Ok, allora tengo gli occhi aperti per Andrea. Yes, indeed. Stop worrying so much, Vladimir. If she's out there, we'll find her. She should be at one of the two sites I've marked on your star map. Can take care of herself, but we all need backup sometimes. Anyway, hopefully you'll be catching Fortune's smile and we'll have some more artifacts to take a closer look at. Happy hunting. Ok, regati sussumati, regati. Arrivederci. Trova Andrea. Lei andrà avanti. Oh, da qui è figo però, raga. Quella non è la Terra comunque, quella è Jameson, no? Si chiama così più o meno, Jameson. Bello, caspita. Oh, è quella la mia astronave. Fico. Un po' storta, devo dire, però. Ah, sì, Sara, giusto che me dovevi parlare. Here. I have something for you. Grazie mille. You're welcome. I picked it up on one of our latest planetary expeditions. I'm more than just an extra gun, you know. Apprezzo, apprezzo, grazie. I'm just pleased I get to utilize some of my old field collecting skills. It's been a while. Check back with me from time to time after we return from our planetary jaunts. If I pick anything up, it's all yours. È tutta mia, detto così. Allucinogeno, a posto. Mi ha dato un allucinogeno, così mi allucciolo, allucigiono. Va bene, andiamo a trovare prima di tutto Andrea, vediamo se sta bene o no. La prima cosa. Anzi, la verità, aspetta, no, beh sì, no, ci sono varie cose qua, cioè, sì, due punti. Narion oppure Piazzi. A prescindere di Andrea non se ne sa niente. Boh, allora andiamo qua.
jump. We're right on target. Porca miseria, dove sono finito? Ho paura che qui succederà qualche cosa. Cassa per spedizioni, non è mica la nave di Andrei. Vediamo cosa c'è dentro sta cassa, non promette bene. Uranio, e pigliamolo. Ma oddio. Ma io più o meno qui che sto cercando. Ok. Ancora un'ultima cassa. Ah, dobbiamo atterrare sul pianeta. Oh no. Sì. Ah, ok. Miniera abbandonata. Ok, allora Andrei non so dove. Potrebbe essere qui, non lo so. Uno di quei due posti, questo o l'altro. Mi pare che comunque avevamo migliorato l'astronave, no? Mi pare, se non ricordo male, avevo speso dei soldi per, per motori, armamenti, roba varia. Siamo sicuri che è così abbandonata questa miniera? Non è tanto abbandonata, mi sa. C'era qualcosa di strano per terra, un'ombra strana. Oh, là sotto, caccia cervelloide, a posto. Oh, c'è dove mettiamo i piedi che ci stanno le mine. Ma a quanto pare scoppiano solo con me. Perché ci passi te non succede niente. Beh, fuori non c'è nessuno. Vediamo dentro. Salve. Andrei, allora viva sei. Sono qui, faccio parte di Constellation, mi manda Vladimir. Ah, good. I suppose I should have guessed. It has been too long since I checked in. I'm just glad we found you unharmed, Andresia. Vladimir and I were worried. You are the newest member, yes? Do they often send you to check up on other, more senior members? Sì. Dutifully following orders? Sì, seguo gli ordini. I should be frustrated with you. It is good that you have their trust. We waste time. We should complete our mission and then we can talk. Ok. Andrea mi farà da seguace, quindi mo c'ho due donne che mi seguono. Bene. E dire che in teoria... Always worth checking. Never know what you might find in their pockets. E dire che in teoria... Dice, io sono membro anziano, eppure il membro anziano segue me. Questo computer? Oh! Proteggere utente attuale. Attiviamo il robot. Così, così il robot mi dà una mano. Ci proteggerà. Eccolo qua. Please do not interfere with my tasks.
L'attacco furtivo ho fatto. Non si avvicina nessuno. Show yourself. Ah, ora mi faccio vedere, però mi hanno visto. Ormai ci siamo fatti sentire. Vai robottino, difendimi, vai giù. Vai a vedere chi sei. And stay down. Fino a qua easy, sono di basso livello questi. Livello 5. Non so niente di che. This is an active industrial site. It would be advisable to wear a hard hat. È giusto, caschi protettivi. Metti che mi cade una pietra in testa più che un proiettile. Un'arma che non mi piace. Truppa d'assalto zaino. Scarso. Se avevo un'arma con silenziatore. Ma li pigliamo alle spalle. Oh, sto posto è interessante. Porca zozza, sei grande sto posto. Madonna, cacchio era. Salve. Mo' una cassaforte è difficile. Non è il momento. Madonna, appena l'ha buttata già è esplosa quella cavolo di granata. Oh, ma ste granate scoppiano appena arrivano? Non c'è neanche il tempo di vederle. Ah, diventa invisibile, Andrea. Andrea c'ha la mimetizzazione. A posto. There's bound to be something valuable here. Sicuramente qualcosa di buono qua. Crediti, 5.000. Sì, diciamo che di roba ce n'è. Best not to leave anything useful behind.
Oh madonna, bello zaino, tanti soldi anche. Granata a impatto, ecco perché scoppiava subito. Ah, questo... Resistenza, corrosione, problemi di emozione, insomma, no, questo non mi interessa. Zaino... No, non mi interessa. Questo è scarso. Beh, non abbiamo trovato... Beh, quest'arma... Potrebbe essere carina, ma... Nah. Roba scarsa. Oh, l'abbiamo già trovato. Wow. No. Oh, madonna, come lo piglio? Ah, ok. Ancora non c'ho. You did not respond when I called to you after you pulled out the artifact. Does that mean Barrett's theory and experience were correct? The artifact grants the first person who touches it a vision? A quanto pare. Sì, non che io ne abbia capito il senso. The fact that it has happened to both you and Barrett is already more than we had before. I think it is important that we discuss what you saw back there. Te pare che caspita ho visto? Man, what I had done. Qual è uomo? Ma sarà stata legittima difesa? It was, yes. I appreciate that you see it that way. Capirai quando a ne ho ammazzati io. Practical outlook, not one I find is shared amongst members of Constellation. Qual è il mio background? Ask what your background is. Ma in italiano cosa sarebbe background? Lavoravo in miniera per la Argos. Ho fatto ogni genere di cose. Vabbè, lavoravo in miniera. Argos. I have heard of this company. Small, reckless, interesting. I do not have experience with this profession, but I have my own experiences with risk. We both seem to be unusual additions to Constellation. Please, I would ask that you not mention to Vladimir the, no, the tranquillo, circumstances io niente. In which you found me. No, this no. is not the first time that Varun zealots have attempted to corner me. If it is known that this has happened again, well, it has been a while since I was given an assignment on my own. I would not want it to be even longer in the future. Ho capito, Do ho capito. You understand? Non dirò niente. Mom, this means we are in agreement. Thank you. That is good to know. Se Sara sta zitta. I will finish here and return to New Atlantis when I can. You should go now. As they will be expecting us. Ok. Praticamente lei vuole dire, se tu glielo dici non mi mandano più in missione, quindi la trattano come una bambina a quel punto, no? Sarà pure una veterana, però dice se gli fai vedere che ero in se gli fai sapere che ero in difficoltà, col cavolo che mi mandano in missione. Comunque Sara non mi ha seguito. E io tecnicamente ancora ci avrei. No, che cacchio ho preso? Vabbè. Confezione. Sì, c'era quella cassa, mo chissà dov'era. C'era una cassa difficile, forse che era qua sopra. Ma magari ce ne saranno anche altre, perché non è che abbiamo girato granché. C'era spara, quindi... Ma quella cassa mo chissà dov'è. Ah, capirai, 75 crediti. Beh, forse era qua? Sì. Credo che era questa.
Allora, che abbiamo di bello qua dentro? Una parola. Ah sì, devo fare così per forza, non c'è altro. Direi. Ah, speriamo che qua la passiamo, questa. Questo non può essere fattibile. Il complesso paradiso, non so che vuol dire. There must be something they don't want us to find. Eppure l'ho trovato. Si trova più in giro di solito. Bella quando la gravità è così scarsa che puoi saltellare in giro. Quindi abbiamo trovato oggi la bellezza di due manufatti. Non uno. Che cacchio è questo? Ah. Il primo tizio che ho ammazzato. Comunicato. Sì, vabbè, mo lo dovrei aprire per capire sto comunicato. Ah, è un messaggio vecchio questo. Sì. Qua non ho girato niente. Ma non mi pare di vedere qualcosa di utile. A parte cristalli, minerali. Un'arma, credo, ma vale poco. È buona da vendere. Al massimo. Va bene. Oh, dobbiamo uscire di qua, va. Sì, vabbè, un po' di soldi li abbiamo fatti comunque qua dentro. Un po' di soldi li abbiamo fatti. Il robottino è tornato qua. Questa caverna è un bel rifugio? Ci sono morti tutti, chiamalo bel rifugio. Ah, platino. Un madonna! Che cavolo di granate. C'è niente di che. Questo è da principiante addirittura. Sarà principiante, vuoi vedere che lo sbaglio? No. Oh. Bene, basta la pena. Oh, c'erano più soldi qui che in quello difficile. Ma ti rendi conto? Aumenta i danni da attrezzi impugnati del 2%. Ne è valsa la pena già solo per questo. Sono rari questi giornaletti. Questi giornaletti sono proprio rari. Ti chiudo dentro, Sara. Torniamo alla Frontier. Ok, raga, devo concludere, però, che qua il tempo è volato. Ragazzi, che dirvi quindi? Spero che il gameplay vi sia piaciuto. Stiamo andando avanti con la storia principale.
Mi raccomando, commentate, scrivete, lasciate un bel pollicione in su. Ci becchiamo, ragazzi. Ciao, alla prossima.